parte anche tutto il resto dell'Italia, ci sono stati come due movimenti, due grandi movimenti contrapposti. Da una parte gruppi di cittadini, associazioni, comitati che occupavano spazi abbandonati per realizzare al loro interno delle attività culturali, sociali, eccetera. Spazi che in qualche modo sono stati poi definiti beni comuni proprio per la valenza che ha portato delle attività che si svolgevano al loro interno e per quello che rappresentavano per le comunità che le realizzavano e che ne fruivano. Dall'altra parte c'è stato un grande movimento invece speculativo per la trasformazione di altri spazi, di altri luoghi, di altri immobili della città in attività che hanno prodotto una trasformazione immensa della città, una trasformazione che continua velocissima, tanto che caserme, scuole, ospedali, cinematografi, teatri vanno sempre più rapidamente trasformandosi in sale da gioco, in centri commerciali, ristoranti, alberghi, residenze di lusso. Quindi da una parte c'è la cittadinanza che in qualche modo vuole queste forme di riappropriazione e spesso lo fa occupando edifici che hanno anche una valenza culturale, ambientale, paesaggistica importante, che quindi di fatto vengono sottratte alla speculazione. Dall'altra invece questa rapida mutazione che non sembra poi sconvolgere particolarmente la maggior parte degli organi, non so, la grande stampa borghese non reagisce o addirittura applaude in nome di un pessimo concetto di sviluppo e di modernizzazione. Gli organi preposti alla tutela spesso reagiscono molto debolmente o non reagiscono affatto e ci sono pochi intellettuali che scrivono appelli tristissimi che ormai nessuno legge più. Gli esempi sono numerosi sia da una parte che dall'altra. Per quanto riguarda i beni comuni, basta citare il Teatro Valle Occupato che ha assunto addirittura una fama di tipo internazionale proprio per la varietà, per l'alto livello delle attività che produce e che ha offerto alla città. Ovviamente, mentre non c'è un movimento di opposizione sufficientemente forte nei confronti di questa deriva speculativa che cambia il volto della città, invece non c'è alcuna attenzione e accettazione del movimento dei beni comuni, che anzi viene considerato qualche cosa di trasgressivo, tant'è vero che il Teatro Valle ha cercato di risolvere i problemi della sua legittimazione creando una fondazione con una vasta operazione di azionariato popolare che ha visto coinvolti moltissimi cittadini a Roma, azioni addirittura di 10-20 euro hanno consentito di raccogliere una cifra notevole. Però la fondazione non è stata approvata dalla prefettura e quindi il caso resta irrisolto come tutti gli altri. Una cosa abbastanza interessante che è avvenuta negli ultimi tempi, un po' in controtendenza, devo dire che anche il Comune di Roma con il bando sulle terre pubbliche si sta un po' avviando in questa direzione, ma la cosa è appena agli inizi. Ecco, un fatto interessante è stata una mappa che ha pubblicato il Comune di Milano, una mappa che è un censimento degli edifici privati abbandonati nell'ambito del Comune. La mappa è stata costruita con l'intento di un recupero all'uso pubblico di questi immobili.
la lettura di questa notizia fa una certa impressione, tanto siamo profondamente ormai da alcuni anni abituati all'idea della privatizzazione dei beni pubblici, ma non certo alla pubblicizzazione dei beni privati. E questo è tanto più impressionante se si pensa che la nostra Costituzione italiana dà un'assoluta prevalenza alla proprietà privata, alla proprietà pubblica rispetto alla proprietà privata. E anzi, con l'articolo 42 della Costituzione pone dei limiti abbastanza precisi alla proprietà privata, indicando appunto i limiti in direzione del soddisfacimento dell'utilità sociale. Cioè la proprietà privata ha valore e viene riconosciuta e tutelata dalla legge se svolge una adeguata funzione sociale. Cosa significa questo? Diciamo un grande aiuto alla comprensione di una limitazione di questo genere lo dà l'ultimo libro di Paolo Maddalena intitolato Territorio, bene comune degli italiani. In che senso il territorio può essere considerato bene comune di tutti gli italiani e anzi in qualche modo proprietà dell'intero popolo sovrano? Nel senso che il contenuto di valori paesaggistici, culturali, artistici contenuti nel territorio, quello è effettivamente di proprietà di tutti gli italiani e il privato ovviamente non può distruggerlo secondo il proprio piacimento. In qualche modo il diritto di proprietà non può contenere il diritto di quella che è lo strumento più largamente diffuso per distruggere quei valori, e cioè l'edificazione. Il diritto di proprietà è il diritto di edificazione, è qualcosa che può essere acquisito in funzione di altri bisogni della comunità stessa, per esempio bisogni abitativi. E quindi il fatto che oggi venga sbandierata l'idea di diritti edificatori pregressi che nascono da un bisogno abitativo della comunità espresso nel passato e non più evidente oggi è assolutamente non condivisibile. Tra l'altro ha prodotto una sorta di dottrina urbanistica mai approvata da nessun Parlamento, che a Roma ha prodotto devastazioni di ogni genere, perdita di valori ambientali e paesaggistici, la crescita di una città assolutamente mostruosa e deforme e voragini nel bilancio comunale. Ecco, in qualche modo la stessa cosa noi la potremmo riferire al titolo di proprietà di un immobile, che non può contenere il diritto di trasformare la destinazione d'uso o di distruggere dei valori architettonici forti e interessanti contenuti al suo interno. È quello che si potrebbe fare oggi con il Cinema America, che contiene un'opera architettonica di notevole rilievo e che invece la proprietà vorrebbe distruggere e trasformare in appartamenti. Questa è una considerazione che ci deve in qualche modo aiutare a guidare la nostra riflessione per quanto riguarda questa trasformazione progressiva del patrimonio pubblico, che continua inesorabile anche di fronte a questa voragine della deficit del bilancio del Comune di Roma, che pare che ormai sia arrivata a 22 miliardi. In fondo il Comune reagisce molto debolmente riproponendo formule abbastanza stantie, le formule della privatizzazione, quella grande stagione che non ha risolto assolutamente i problemi del nostro paese,
che non ha modificato minimamente il deficit del bilancio nazionale e non potrà modificare quello del bilancio comunale. Fra l'altro questo approccio alla privatizzazione così concepito ha prodotto anche per quanto riguarda la Cassa Depositi e Prestiti una mutazione assolutamente inaccettabile. Quello che era un ente pubblico che aveva la funzione anche di aiutare i comuni sempre più in difficoltà per i tagli da parte del bilancio centrale, concedendo dei mutui a tasso agevolato, adesso diventa una società di tipo privatistico a sostegno della finanza internazionale. Alcuni primi risultati li vediamo per esempio con il progetto della caserma di Pio Guido Reni, dove si è acquistato dalla Cassa Depositi e Prestiti in questa zona ovest, dove assolutamente il bilancio non è certo a favore del pubblico, ma fortemente squilibrato a favore degli interessi dei grandi. Questa è la situazione. Di fronte a questa situazione, in qualche modo, diciamo, e questo si è visto sotteso in tutti gli interventi, a Roma ci sono i cittadini. Ci sono i cittadini che lavorano, che studiano, che fanno progetti, che fanno proposte. Ne parleranno i due relatori che parleranno dopo di me, e io vorrei soltanto ricordare due cose che mi sembrano rilevanti e interessanti. Uno è l'Osservatorio Civico sul Bilancio di Roma, che nasce all'opera di alcuni cittadini che vogliono che la cittadinanza sia informata della situazione del bilancio, dell'entità e della gravità di questa situazione, però offrendo anche delle proposte. L'altra è la campagna Deliberiamo Roma, una campagna proposta da una serie di associazioni che stanno raccogliendo firme per portare in discussione quattro delibere di iniziativa popolare: una sull'acqua pubblica, una sulla scuola pubblica, una sulla finanza sociale, revisione del patto di stabilità e ritorno alle origini della funzione della Cassa Depositi e Prestiti, e quella forse diciamo più significativa e più importante, quella del riuso del patrimonio pubblico, pubblico e privato abbandonato per usi sociali e culturali. Mi sembra che a queste quattro delibere sia sottesa un'idea totalmente diversa di città rispetto a quella nella quale ci troviamo immersi e verso la quale sembra sempre di più che siamo destinati ad andare, quella in cui in fondo l'unico parametro di giudizio per tutto è il valore economico.